Lo smart working ancora non sta finendo, insomma ci sono ancora delle criticità della pandemia. Che cosa la CGIL in questo senso può fare dopo che insomma, sono stati evidenziati problemi da parte di Ires? Ma questa ricerca ci serve per provare a capire quali sono appunto le difficoltà che abbiamo incontrato e a prepararci per una contrattazione rispetto a questa modalità di lavoro. Noi pensiamo che bisogna lavorare molto sull'abbattimento di quelle che sono le disuguaglianze di genere che si sono accentuate con lo smart working. Pensiamo ovviamente a una contrattazione che faccia perno sull'elemento dei diritti e pensiamo al tema della volontarietà, cioè non ci può essere imposizione rispetto all'utilizzo dello smart working, ma ci deve essere un mixer in qualche modo di smart working e al tempo stesso anche di lavoro in azienda, perché la socialità rispetto al tema del lavoro è un tema molto importante, quindi su questo bisogna stare molto attenti. Altro tema che noi pensiamo ovviamente vada affrontato è il fatto che molto spesso le persone lavorano dalla propria abitazione e ovviamente bisogna che sia riconosciuto anche il tempo di preparazione a quel tipo di lavoro, cioè uno se lavora in un'azienda lavora e ha la sua postazione. In un ambiente domestico ovviamente c'è un problema di preparazione anche alla modalità di lavoro e questo tempo è un tempo ovviamente che deve essere riconosciuto perché è un tempo di lavoro per farlo. Insieme a questo ovviamente dicevo prima dei diritti e dicevo quindi è necessaria una campagna, una contrattazione che riconosca questi elementi. Poi c'è un tema del diritto alla disconnessione e c'è un tema che riguarda anche la sicurezza.